Ciao a tutti, lui è Detective Luì e lei è Detective Sofì e insieme siamo il Me contro Te. Abbiamo un piccolo problema, anzi un grande problema. Il nostro amico Pongo, che di solito vive di fronte a casa nostra, non è a casa, la sua macchina non c'è. Siamo venuti in polizia e non c'è nessuno. E ora dobbiamo farcela da soli, quindi ci siamo vestiti ecco da poliziotti e abbiamo iniziato a cercare negli archivi della polizia. Ci siamo messi qui dietro i computer e abbiamo iniziato a cercare per vedere se magari l'avevano arrestato. Non lo so. L'unica cosa è che non abbiamo trovato nulla. Abbiamo soltanto un piccolo indizio. Fuori dalla centrale c'è una specie di piccolo murales geroglifico che ci fa pensare a Viperiana. Già, ve lo faccio vedere subito. C'è questa specie di incisione nel muro, un mezzo occhio, un occhio di sfinge, un occhio egiziano. Ma alla fine non abbiamo nessuna prova che sia di Viperiana, quindi direi di non fasciarci la testa ancora prima di sbatterla. Hai ragione lui, hai ragione. Quindi dobbiamo un attimo metterci qui comodi e fare i detective, ragionare sul dove effettivamente potrebbe essere Pongo. Secondo me, Detective Karchoff, l'unico modo è ragionare, cominciare a pensare come dei veri detective e trovare tutti gli indizi o le ipotesi dove si può essere cacciato. Pongo vive da solo, questo è un problema perché non c'è nessuno che vivendo con lui possa dirci dove è andato. Giusto. Dopodiché sappiamo che ha una casa di fronte a casa nostra, molto bella, gigante, che abbiamo perlustrato. Esatto. Sappiamo che la sua macchina è sparita, ma sappiamo anche che Pongo ha un lavoro. È vero! Pongo ha un lavoro! Come avete visto dal nostro secondo film, Me contro Te, il film Il Mistero della scuola incantata, Pongo è diventato il preside della scuola! Quindi non ci resta che chiamare la scuola! Vado io. Lui. No, aspetta, stacca Sofì, stacca, non stacca. Rispondono. Posa il telefono, posa il telefono. Sì, ok. Se è stato rapito, magari è già stato catturato da qualcuno e scoprono che noi lo stiamo cercando, probabilmente verranno a dare la caccia anche a noi. Quindi dobbiamo muoverci come delle spie e non far sapere a nessuno che noi stiamo cercando Pongo e che sappiamo che è stato rapito. Prima volevo chiamare la scuola, la segreteria e chiedere se c'era Pongo, tutto qui. Però non mi hanno risposto. Quelli della segreteria sono pure dei cattivi che sicuramente sono stati corrotti da un qualche incantesimo di Viperiana. Ti guardi troppo film lui, non ci resta che andare a scuola, andiamo. Cioè, ma tu ti immagini due poliziotti che arrivano a scuola e poi ti chiedono magari il distintivo e non siamo veramente dei poliziotti, quindi come facciamo a entrare a scuola? Dobbiamo entrare a scuola camuffandoci da qualcosa che non desti sospetto. Tipo da alunni? Ci mettiamo un grembiule e facciamo finta che siamo degli studenti? No, lui, perché si vede che non abbiamo la faccia mica da bambini. E questo è vero. Ci potremmo camuffare da insegnanti. Ma l'abbiamo già fatto in un nostro video e ci hanno beccato dopo un secondo, appena ci hanno visto entrare con una parrucca, gli occhiali. Hai ragione, anche perché poi gli altri insegnanti si accorgerebbero che non siamo dei colleghi e quindi chiamerebbero la polizia, però la polizia siamo noi ed è molto complicato. Ci potremmo fingere degli idraulici, ovvero dei tecnici che devono sistemare un qualcosa nei bagni. Tu, mio caro lui, sei un genio! Sì, ha ammesso che sono un genio, ha ammesso che sono un genio. Scemo. E sono un genio, Brighiamoci, dai, cambiamoci. Ok, va bene. Allora, andiamo qui, vediamo l'outfit migliore. Io ci sono, lui. E anch'io, guardate. Siamo gli idraulici, Sofì, e l'idraulico, lui. Però sai che faccio? Porterei con me queste manette. Le mettiamo da parte, poi prenderei anche un manganello. Non so perché, però sai, Sofì, potrebbe tornarci utile. Metti che poi arriviamo lì e troviamo Viperiana, che facciamo? Rimaniamo così? Sei impazzito, ma se a scuola ci vedono arrivare così, penseranno che siamo degli impostori. Degli idraulici devono avere la cassetta degli attrezzi, non il manganello. E le manette, almeno quelle le posso tenere? Nascondile. Magari il manganello lo lascio. Dobbiamo andare a scuola. La scuola è qui vicino, è proprio lì di fronte, scuola Topia. Ferma. Non possiamo mica presentarci a piedi a scuola. Cioè, siamo degli idraulici che vanno in giro a piedi. Ci vuole un furgoncino, hai ragione. Vediamo se troviamo un furgoncino, qualcosa che faccia al caso nostro. Qua ci sono solo macchine, motorini. No, forse potrei prendere questo qui. Tada! Lui, ma vuoi veramente andare a scuola così col camper? Che ci posso fare? Non ho trovato nient'altro. Vabbè, lui, l'importante è andarci, dai, salta su. Guido io. Ma siamo impazziti? Dai! Ops, ho già sbattuto. No, piano, Sofì. Ok, vabbè, dai, Luì, possiamo scendere. Siamo arrivati, siamo qui davanti alla scuola. Vabbè, ma allora non aveva senso prendere il furgone. No, non aveva fatto senso. Corriamo, dai, entriamo a scuola. Aspetta, Luì, dobbiamo entrare e dire che dobbiamo sistemare i bagni della presidenza. Dobbiamo andare quindi dal preside per sistemare il suo bagno. Ma entriamo dall'ingresso o tipo da un'entrata secondaria? Dall'ingresso. Sono super emozionato, è proprio adrenalina. Cioè, ci stiamo intrufolando in una scuola. Wow. Ma questa scuola è stupenda! È grandissima! Ci sono gli armadietti, sembra una scuola americana! Qui c'è la sala di segno, dove gli alunni possono fare dei ritratti. E lì invece c'è l'aula di geografia, dove si studia la materia geografia, perché è proprio come nelle scuole americane, cioè che ci sono le varie stanze per studiare le varie materie. E guarda lassù, lì c'è la caffetteria! Vediamo se lì voglio andare a guardare. Magari Pongo è qui, se si trova a scuola si troverà sicuramente la caffetteria. No, mi dispiace, non c'è nessun Pongo. Magari io prendo questo, una banana. Magari per dopo. Sì, per dopo. Potrebbe servirci. Sì, esatto. Magari per combattere i cattivi abbiamo bisogno di energie. Dopotutto siamo un po' stanchi. Secondo me il nostro Pongo si potrebbe trovare in presidenza, perché ovviamente se lui è il preside della scuola si deve trovare in presidenza. Ho capito, lui, ma dov'è la presidenza? È la presidenza di solito è tipo all'ingresso, a pian terreno, non lo so. Non la vedo. Qui c'è la sala musica. Che bello, aspetta, vorrei suonare un po'. No, 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 ma chi ti mette a suonare? No, ma non puoi mica suonare, Sofì. No, Arciopina. Guarda che a scuola avevo 10 in musica. Avete mai visto voi un idraulico che va in una scuola a sistemare un bagno e si mette a suonare il pianoforte? Magari è un idraulico canterino. Sì, un idraulico canterino. Esci da lì, salta fuori da quel pianoforte. Va bene, mamma mia, sei un po' noioso. Ehi, un momento, qui c'è ufficio del direttore. E Pongo è proprio il direttore! Magari un altro modo per dire preside! Ok, allora incrociamo le dita. Speriamo che Pongo sia dietro questa porta. Siamo gli idraulici, toc toc, possiamo entrare. Pongo! Sì, ti abbiamo trovato! Ma che fate qui? Non ci credo! Sei sempre stato qui? Sempre sono stato qui! Io lavoro a scuola! Ma noi ti stavamo cercando, cioè credevamo che ti avessero rapito, ecco. E invece lui era bello tranquillo qui a scuola dietro la scrivania. Tu, Pongo, non puoi immaginare, ti abbiamo cercato in lungo e largo. Ci siamo dovuti persino fingere poliziotti. Ma perché siete vestiti così? Perché dopodiché ci siamo dovuti fingere idraulici. Già, è una lunga storia, ecco, della quale un po' ci vergogniamo, perché adesso, vedendoti bene, alla fine non c'era bisogno di allarmarsi. Noi credevamo che potesse essere tornata Viperiana nel presente e che ti poteva aver fatto del male. Ma poi, dove hai dormito in questi giorni? Scusami, non ti abbiamo visto nemmeno a casa. Ma sono stata una piccola vacanza. Sono stato a Disneyland. Ti sei fatto una vacanza senza di noi? Ma non hai capito dov'è? Sono a Disneyland senza di noi. Guarda che noi conosciamo Disneyland come le nostre tasche. Ti avremmo potuto aiutare. Beh, se volete ci possiamo tornare insieme. Sarei super d'accordo. Ma è fantastico, è un'ottima idea. Allora direi subito di iniziare a organizzare questa gita, la gita di Luì, Sofì e Pongo a Disneyland. Ok, però adesso vorrei cambiarmi, perché questa salopetta non mi piace per niente. Già, mi cambio anch'io. Aspetta che mi tolgo questa divisa, che è proprio tremenda. Ecco qua, ho rimesso i miei vestiti e sono pronto. Tu, Sofì, che stai facendo? Sei seduta? Aspetta un attimo, mi sto cambiando. E non mi guardate. Eccomi, ci sono. Bene ragazzi, ma io adesso devo continuare a lavorare, perché i miei studenti hanno bisogno di me. Quindi ci vediamo domani con un'ultima avventura. Va bene, ok, ci vediamo domani. Buon lavoro. Andiamo, Sofì, lasciamo la scuola. Anche se mi stavo proprio affezionando. Questa scuola è veramente bella. Anche quest'oggi abbiamo vissuto un'altra avventura incredibile qui nel mondo di Roblox dei Me contro Te. Noi vi mandiamo un bacione gigante e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!